Pistoia si prepara ad entrare in piena atmosfera natalizia. In città si stanno ultimando i preparativi per l'accensione delle luminarie organizzate dal Centro Commerciale Naturale. Per l'accensione delle luci l'appuntamento è alle 18 di venerdì 5 dicembre, quando, partendo dal grande abete posto in Piazza del Duomo, i circa 60 alberi sparsi per il centro storico della città daranno vita ad un vero e proprio percorso botanico illuminato. È il binomio tra verde e luce, infatti, la chiave di questo allestimento, studiato dal gruppo di giovani architetti Un Altro Studio e presentato nel corso di una conferenza stampa al Caffè Michi. L'idea è di rendere tangibile, in occasione delle feste natalizie, il legame della città con il mondo della produzione del verde. Pistoia è città del verde, quindi mi sembra opportuno e ci è sembrato importante come centro commerciale naturale appunto integrare e mixare il verde con la città. Per questo, per tutta la durata della manifestazione, su iniziativa dell'Associazione Vivaisti Pistoiesi, nel centro sono spuntati meravigliosi alberi di numerose specie. La scelta è di non avere da tutte le parti il semplice abete, non perché l'abete non ci piace, ma perché proprio perché la città delle piante, visto la città delle piante, abbiamo scelto di avere più esemplari. Proprio da fare un percorso cittadino, se si gira per restare di Pistoia, ci saranno dei cartellini dove appariranno ognuna della specie arborea che è presente e quindi la possibilità di vedere sul territorio quello che noi produciamo. Questa è una bella immagine per il settore vivaistico, penso per i vivaisti saranno tutti orgogliosi, anche chi non lo sa, perché tutti non l'abbiamo potuti raggiungere, perché per raggiungere tutti sono troppe le aziende, quindi noi abbiamo mandato un'email un po' a tutte le aziende che volevano partecipare a questa iniziativa, cioè gli si è detto le piante che avevano a disposizione e ne abbiamo prese un po' per ogni azienda che era disponibile a darle, quindi noi abbiamo coinvolto tutti, quindi saranno tutti orgogliosi i vivaisti di essere stati partecipi a questa iniziativa. L'adesione al progetto, realizzato con il contributo dell'amministrazione comunale della provincia e di altri enti, dalla Cassa di Risparmio Pistoia e Lucchesia alla Vibanca, passando per la Camera di Commercio e la Regione Toscana, ha toccato oltre 230 esercenti. Il fatto che ci siano tante convergenze ci conferma che il progetto è un progetto di qualità. La presenza degli alberi ha determinato una forte sinergia tra l'organizzazione dell'evento con tutti gli uffici del comune, perché una città ha bisogno di tener conto di tante manifestazioni che sono presenti, a partire da quello che è il mercato bisettimanale, che giustamente potrà mantenere la sua configurazione senza risentire di questo, dell'introduzione degli alberi, anzi arricchendosi proprio di questo nuovo elemento. Un'occasione di promozione della nostra città, per questo avete organizzato anche un tour con giornalisti specializzati in occasione di queste luminarie verde in un tessuto cittadino, sarà un grande evento promozionale. Sì, assolutamente sì, è il modo per far vedere come anche in città si possa parlare di paesaggio urbano, di allestimento verde e di una preparazione degli addobbi natalizi che non sono soltanto le luminarie, ma che hanno appunto una componente verde legata al territorio, perché non ci sono solo gli alberi di Natale, ma una bella rappresentanza della produzione florovivaistica.